a tutti amici di Armeria di Girolamo Channel TV. Oggi volevo fare un nuovo video riguardante la ricarica delle munizioni, che una volta che qualcuno si diletta nel caricamento delle cartucce, darò una spiegazione un po' teorica e un po' pratica di come cominciare a fare un po' di ricarica. Oggi parleremo di una ricarica di un calibro da me molto amato, che è il calibro 410. Prima di cominciare la nostra ricarica, vi spiegherò il materiale che occorre per caricare una cartuccia. E allora, cominciamo con le basi, cosa ci vuole per il nostro caricamento. Allora, intanto occorre avere i bossoli. Questo è il primo materiale che ci interessa a noi per ricaricare. I bossoli abbiamo di varie lunghezze. Questo che abbiamo è un bossolo Magnum, quindi è un 76. In questo caso possiamo avere sia bossolo svasato per le nostre chiusure stellari, e poi abbiamo i bossoli senza svasatura, che verrà migliore la chiusura orlotonda. Poi i bossoli sono composti dagli inneschi, l'apparecchio di innesco, che dipende le ditte che andiamo a caricare, può variare l'innesco. Se parliamo di fiocchi può essere un 615, in questo caso dei piccoli calibri. Se parliamo di che ditte può essere un CX 1000, un CX 50. Se parliamo di Nobel Sport può essere un 684 e così via. Passiamo sempre in maniera plastica, passiamo prima all'elemento che vediamo plastico dentro la cartuccia, parliamo delle borre. Borre ne abbiamo di tanti tipi, di tante lunghezze, abbiamo borre BIR, tutte queste, abbiamo spessori per alzare la nostra cartuccia, dipende che grammaggio dobbiamo fare. Le borre hanno un ruolo molto pure importante per caricare una cartuccia. Ecco. Poi l'elemento dopo il bossolo, subito dopo, viene la polvere. La polvere per i piccoli calibri, diciamo, si utilizza della polvere speciale. Normalmente per i piccoli calibri ci sono delle polveri specifiche, tipo la Nobel Sport. Fa una polvere l'SP3 che è ideale per caricare il 410, che a mio parere è una delle migliori polveri che ci sono in commercio. Poi abbiamo pure, possiamo variare con la baschiera per lagri, c'è l'M410 che è pure un'ottima polvere, e ne esistono di altri tipi. Poi, dopodiché, dopo passare alla polvere, che ho spiegato i bossoli, ho spiegato le borre, ho spiegato la polvere, poi abbiamo il piombo. Eccolo qua. Il piombo può essere di vari tipi, può essere come in questo caso un piombo ramato, può essere un piombo nichelato, come può essere il classico piombo che andiamo a vedere. Non so se lo notate, il classico piombo normale. Ecco, poi vediamo, ecco, per fare le chiusure tonde possiamo avere i tapponcini in plastica dura, possiamo chiuderlo con il tapponcino in plastica, oppure possiamo usare sempre per la chiusura orlotondo il tapponcino rinforzato di cartone. Eccolo qua. Per chiuderlo. Poi abbiamo i vari spessori rinforzati in sughero, in questo caso parliamo di 2 mm, ma possiamo avere diverse misure come il 6 mm e così via. Possiamo avere le borre in feltro, costano qualche cosina in più, però sono molto utili per certi tipi di caricamento. Questi, diciamo, ragazzi, sono l'ABC del caricamento, diciamo, questi sono gli elementi che
che servono a noi per andare a fare un caricamento. Dopo che abbiamo parlato di questi elementi, poi ci vogliono le diverse attrezzature per eseguire il nostro caricamento. Abbiamo bisogno di una bilancia dove andremo a pesare sia il piombo che la polvere. Poi abbiamo bisogno, se uno ha la possibilità, di comprare una macchina orlatrice. In questo caso, ora poi andremo a vedere, io ho una Colvini Trio Evo che diciamo leader sul mercato italiano e pure a livello mondiale, è una macchina che ha 4 postazioni e fa delle cartucce veramente eccezionali. Poi abbiamo, come vedete, ho dei dosatori che questi andranno utilizzati per il nostro peso della polvere e del piombo. Questi verranno regolati, che hanno dei regolaggi che prima vengono pesati per il nostro peso che ci interessa con la bilancia, e poi verranno ricreati i pesi da noi richiesti sui nostri dosatori. Ma questo è un argomento a parte che poi andremo a vedere più là, perché normalmente, se uno non ha i dosatori, si basa sulla bilancia. Può fare il caricamento solo usando la bilancia. È un procedimento più lungo, perché ogni volta si deve pesare ogni cartuccia, il piombo e la polvere, e viene un procedimento un po' più lungo. Avendo il dosatore a disposizione, questo procedimento verrà molto avvantaggiato dalla velocità del caricamento. Il consiglio a tutti è, dopo un certo periodo di pesaggio, dopo aver regolato i nostri dosatori, chi è che avesse il dosatore e vuole cominciare a caricare e comprare dosatori, ogni un po' di cartucce, una cinquantina, 100 cartucce che va a caricare, gli dà una controllatina e può andare a ripesare tutto quello che è stato regolato, tipo la polvere l'andrà a misurare nuovamente per vedere se combacia con il peso da noi già inizialmente selezionato, e anche il piombo. Perché, ragazzi, il caricamento è bello, il caricamento è, diciamo, un'altra arte molto importante per il cacciatore, però si deve stare molto attenti, specialmente con i piccoli calibri, che abbiamo delle pressioni superiori, non dobbiamo mai andare oltre quello che può essere le dosi consigliate che si trovano in giro. Detto questo, ragazzi, dopo avervi delucidato un po' di situazioni che ci coinvolgeranno nel nostro caricamento, voglio spiegarvi un po' la mia storia del caricamento. Ho cominciato da poco a caricare pure io, grazie a un grande amico mio, un grande caricatore e cacciatore che penso che ormai conoscete tutti, è il mio amico Francesco Cornelio, che ringrazio per tutti i consigli che mi dà per il caricamento e tutto. E mi sono un po' sistemato nelle mie cose per comprarmi tutto per il caricamento, e ho cominciato a caricare. All'inizio, ragazzi, pure io facevo delle cazzate mostruose che avevo detto dal signor Francesco Cornelio che sono un asino. Giustamente, all'inizio è veramente un mondo tutto diverso che se uno si trova un po' in difficoltà, perché è abituato a sparare cartucce normalmente di fabbrica, e andare in questo nuovo mondo di caricamento all'inizio si è un po' strano in questa situazione. Poi man mano consigli e man mano li chiamo io i miei esperimenti, piano piano, che ho fatto, ho cominciato a fare delle cartucce provate e vanno bene, diciamo che ora ci siamo quasi nel mio modo di caricare. E niente, bando alle ciance, ragazzi, seguitemi nel caricamento. Proveremo innanzitutto a vedere una cartuccia chiusa con orlo tondo. Andiamo, vediamo come si fa. Allora, ragazzi, qua vedete la mia bilancia. Questo è il nostro primo passaggio da fare
per cominciare il nostro caricamento. Prima di tutto andiamo a decidere il nostro quantitativo di polvere. Andiamo a scegliere il quantitativo di peso che ci interessa per la polvere, e andiamo a pesarlo. Andiamo a prendere un po' di polvere nei dosatori. Ecco qua. Andiamo ad inserire la polvere nel nostro lato bilancia. In una parte mettiamo i pesi, eccoli qua, e in una parte mettiamo la polvere che ci interessa misurare. Vediamo, alzando questa levetta, ecco qua, andiamo a vedere, ecco, quando parlo del discorso dei dosatori, è stata già regolata nel dosatore, è messo qua e già abbiamo il peso già pesato. Ma normalmente dipende la polvere, piano piano si può avere o troppa polvere o meno polvere, e si va a inserire o a togliere la polvere in eccesso o la polvere che manca. Quindi verrà in modo che risulterà bilanciata per il nostro caricamento. Ecco qua, la polvere è stata pesata. Il primo passaggio da fare è inserirlo nel nostro bosso. Ci aiuteremo, come vedete qua, con un imbuto piccolo, eccolo qua. Ecco qua, ragazzi, l'imbuto, la cartuccia con l'imbuto, la polvere verrà messa all'interno del bosso. Ecco, mi do un'assestata come al solito per far aderire bene la polvere nel bosso. Ecco qua. In questo caso stiamo usando l'SP3. Andremo ad inserire la borra, eccola qua, dell'altezza da noi è più adatta, e la inseriamo nel bosso con la polvere. Ecco il procedimento che si fa inizialmente: si pesa la polvere, si mette la borretta, e ci aiuteremo con uno strumento di calcaborre, io lo chiamo, è un calcaborre fatto apposta per schiacciare la borra in basso per aderire sulla polvere. Ecco qua, e come vedete, ecco qua, abbiamo polvere e borra inserita. Ora, dopodiché, qua faremo un caricamento con piombo ramato. Ci interessa utilizzare il piombo ramato e facciamo il peso da noi richiesto. Allora, perfetto. Ci interessa questo peso. Vedete che con i pesi la bilancia è andata tutta in una direzione, perché dall'altra parte non c'è niente. Andiamo ad aggiungere piano piano il nostro piombo ramato per avere il nostro peso. Ragazzi, un pallino può fare la differenza. Vedete, già qualche pallino già se n'è andato oltre il nostro peso. Perciò leviamo già due palline. Vediamo che se con due palline riusciamo a stabilizzarci. Perfetto, con due palline le tolti siamo riusciti a stabilizzarci. Prendiamo sempre la nostra cartuccia con la polvere e la borra messa, e andiamo sempre con l'aiuto del nostro imbutino ad inserire
questo essendo un piombo abbastanza grosso può rimanere incastrato nell'imbutino. Ci aiuteremo con la vibrazione. L'imbuto piano piano. È un'operazione un po' con il piombo grosso, un po' più. Ecco. Ecco qua ragazzi, come avete visto, ecco qua, ho riempito la nostra cartuccia di piombo ramato della misura da noi richiesta. Ora la mettiamo da parte, togliamo tutto. E andremo adesso a vedere la chiusura con orlo tonno. Allora ragazzi, eccoci qua davanti alla nostra Colbine Trio Evo. Vi spiegherò i vari passaggi che dobbiamo fare per la nostra chiusura. Allora, in questo caso stiamo per fare una chiusura orlo tondo, quindi abbiamo bisogno soltanto del orlatore. Eccolo qua, è l'ultima fase per una cartuccia, questo si chiama orlatore. Io consiglio sempre, come tutti consigliano i caricatori, di spruzzare un po' di olio nell'orlatore per fare meglio le chiusure sia stellari, perché riscaldando la plastica può dare problemi di chiusura. Invece così, stando bello oleato, tutto questo verrà molto semplificato. Andiamo a prendere il nostro dischetto e lo andiamo a appoggiare sopra il piombo all'estremità della cartuccia, lo aderiamo per bene il nostro calcaborre, eccolo qua, e andiamo a portarla nell'orlatore. Eccolo qua ragazzi, l'operazione che andremo a fare è questa di qua. Vediamo se posso farvela vedere meglio. Qua andiamo a passare la nostra chiusura e, come vedete, spegnendo la macchina, che abbiamo finito già la nostra operazione, abbiamo la chiusura orlo tondo fatta. Guardate qua, abbiamo messo il dischetto di chiusura nell'estremità sopra il piombo, abbiamo visto che la nostra cartuccia è pronta per lo sparo. Un'altra cosa importante che si fa è andarla a misurare, eccola qua, con un semplicissimo calibro che misurerà la lunghezza della cartuccia, quindi noi ci stabiliremo la pressione di questa cartuccia. Ecco, si andrà a misurare in questa maniera, ecco qua. In questo caso la misura è stata fatta a 73, quindi per una chiusura orlo tondo va bene. E avete visto la chiusura orlo tondo. Ora passiamo a quella stellare.